Allora, il fatto della nostra terra, quello che mi porto tanto dietro, è il fatto di essere piccole città, no? Quindi piccole realtà dove tutti sanno tutto, di tutti. Quindi non puoi mantenere nascosto niente, devi essere una persona sincera, perché tanto se nel mondo le bugie hanno le gambe corte, in una città come Imperia ancora di più, quindi non si può essere falsi. Poi è anche vero che devo ringraziare i miei genitori, no? I miei genitori mi hanno insegnato a essere trasparente, sempre far vedere chi sono io, non chi quello che la gente vorrebbe. Le città piccole ti portano ad evadere, ma non perché ci stai scomodo, ti portano ad evadere perché se la tua passione ti fa ricercare nel mondo, in giro per il mondo, risposte riguardo la cultura che tu ami, devi partire. Ho deciso di partire e andare a Los Angeles perché la cultura che io amo inizia là. Allora, di meno scontato è che l'hip hop è prima di tutto rispetto, prima di tutto. Quindi l'idea dell'hip hop come la strada e la delinquenza non regge. Il fatto che mi lega a Genova, io credo che il fatto che questa città sia un po' patria dell'arte ligure, se non italiana, mi lega, perché quello che io voglio fare nella mia vita è un'arte. Il Tao, quello solo nero, ce l'abbiamo tutti in famiglia, no? Io, mio padre, mio fratello e mia madre. Invece l'altro è una S e una D che creano un cuore, la S è di mio fratello e la D è mia. E sono due tatuaggi che mi sono fatti in due momenti diversi della vita, no? Il fatto che i miei genitori gli ho detto voglio farmi un tatuaggio e i miei genitori non mi hanno detto di no. Mi hanno detto ok, il primo lo facciamo tutti insieme. E l'altro tatuaggio invece l'ho fatto, il mio primo viaggio che ho fatto all'estero, che sono partito e sono stato 4 mesi in Costa Rica, e dove mio fratello era là a vivere, ma ha cercato di starmi accanto il meno possibile, perché voleva che io crescessi attraverso quell'esperienza, no? E alla fine di questa esperienza ho voluto farmi questo tatuaggio per ricordare l'esperienza, sì, ma anche che mio fratello per me è un punto di riferimento e mi insegna tanto anche facendo poco. Ciao, anche se non mi sentite, ciao, è stato bellissimo.